Battaglione presenta ufficiali, sottufficiali, graduati e volontari del Battaglione Vicenza. A nome del Capo dello Stato, da questo momento riconoscerete il Tenente Colonnello Francesco Maria Sabatini quale vostro comandante. Cambio al vertice all'Aquila al Battaglione Vicenza all'interno del 9° Reggimento Alpini. Il tenente colonnello Lorenzo Rivi lascia il posto al pari grado Francesco Maria Sabatini, avezzanese, torna al 9° Reggimento dopo una precedente esperienza dal 2009, anno del terremoto del 6 aprile all'Aquila, sino al 2014. La caserma Pasquali, vestita a festa e piena di persone, con un'atmosfera solenne, ha accolto il cambio del comando e il passaggio ufficiale del Gagliardetto. Si tratta di un momento molto importante anche per l'importanza che riveste il Battaglione Vicenza. Il battaglione nasceva solo 3 anni fa, dopo i terremoti che hanno messo in ginocchio il centro Italia e dopo la tragedia di Rigopiano. Un battaglione specializzato proprio ad affrontare le calamità naturali, che permette di assicurare velocità ed efficacia nell'intervento. C'è stato anche lo schieramento in parata di tutti gli alpini e la sfilata di alcuni mezzi in dotazione al Battaglione Vicenza. Il reggimento infatti ha degli assetti specialistici idonei ad affrontare situazioni di emergenza di alto livello e di mezzi materiali idonei ad operare in aree di difficile percorribilità. A fare gli onori di casa il comandante del 9° Reggimento Alpini Paolo Sandri. Emozionato Lorenzo Rivi nel salutare i suoi alpini, ma anche il colonnello Paolo Sandri che saluta Rivi e ritrova un alpino che conosce già. Grazie per essersi donato, direi che il termine donato è il termine più corretto, anima e corpo, a questo progetto che hai trasformato da una visionaria, come dicevi te, magari progettualità sulla carta, in una realtà che, come potete vedere tutti quanti, è una realtà consolidata ben oltre ogni più grossa aspettativa.